Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A voi, fratelli e sorelle, amati da Dio e santi per vocazione, siano grazia e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, nella comunione dello Spirito Santo. Amen. Con queste parole, fratelli e sorelle carissime, introduciamo in maniera solenne il sinodo parrocchiale che si unisce a tutti i sinodi aperti e che si apriranno nelle parrocchie di questa diocesi della Chiesa d'Italia e si uniscono al Sinodo Universale che è stato indetto dal Papa domenica scorsa. Infatti domenica scorsa Papa Francesco ha aperto il cammino sinodale che coinvolgerà tutta la Chiesa nell'ascolto della parola e nella condivisione dell'esperienza di fede. Tutti noi che siamo pietre vive ed elette tratte dall'acqua del battesimo e fondata sulla pietra angolare che è Cristo, pietra angolare che abbiamo messo sotto l'altare nella veglia di preghiera per i nostri animatori e catechisti, su cui abbiamo costruito un muro colorato che potete vedere, veniamo insieme uniti per la costruzione di un edificio spirituale e per un sacerdozio santo, quello che abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo. Consapevoli allora di questa vocazione,
invochiamo insieme il dono dello Spirito perché ci accompagni nel cammino, apra le nostre orecchie all'ascolto del Vangelo, le labbra alla lode, le mani alla carità fraterna. Oggi è anche occasione per dare il mandato ai catechisti e agli animatori che seguiranno tutti i gruppi di formazione di questa parrocchia. Quindi apriamo il sinodo, ma al tempo stesso chiediamo la benedizione al Signore per tutti i catechisti e per tutti coloro che, operatori pastorali, permetteranno che l'annuncio del Vangelo permei nella nostra vita. Ed ora tutti insieme recitiamo la preghiera del sinodo. Siamo davanti a te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel tuo amore, con te solo a guidarci. Fa che tu sia di casa nei nostri cuori. Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. Siamo deboli e peccatori. Non lasciare che promuoviamo il disordine. Non lasciare che l'ignoranza ci porti sulla strada sbagliata, né che la parzialità influenzi le nostre azioni. Fa che troviamo in te la nostra unità, affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto. Tutto questo chiediamo a te, che sei all'opera in ogni luogo e in ogni tempo, nella comunione del Padre, del Figlio, nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Parola del Signore. Infiammati dallo Spirito Santo e accogliendo l'invio di pace del Crocifisso risorto, rinnoviamo come comunità cristiana tutti insieme con gioia le promesse battesimali con le quali ci siamo impegnati a rinunciare al peccato per vivere da figli nell'amore di Dio. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinuncio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinuncio. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Rinuncio. Credete in Dio Padre Onnipotente per vivere nella libertà dei figli di Dio. Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è resuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? Credo.
Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia e il suo amore per la vita eterna. In Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Avviamoci in pace. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Maria Vergine, Madre del Signore, prega per noi. Giovanni Battista, l'amico dello Sposo, prega per noi. Giuseppe, padre di Gesù secondo la legge, prega per noi. Pietro, roccia della Chiesa di Cristo, prega per noi. Giovanni, discepolo amato dal Signore, prega per noi. Paolo, libero prigioniero dell'amore di Cristo, prega per noi. Santi apostoli che avete udito, visto e toccato il Verbo, pregate per noi. Santi evangelisti che avete conservato e diffuso l'Evangelo, pregate per noi. Santi discepoli che avete seguito il Cristo nella sua vita, pregate per noi. Francesco, povero di Cristo in perfetta letizia, prega per noi. Chiara, grande testimone del radicalismo evangelico, prega per noi. Domenico, fiamma d'amore che proclama Cristo, prega per noi. San Pio X, Papa della Chiesa, prega per noi. Giovanni Bosco, amante dei giovani, prega per noi. Teresa di Gesù, estasi nella fede, prega per noi. Nella tua misericordia, salvaci, Signore, da ogni male, da ogni peccato, salvaci, Signore. Dalla morte eterna, salvaci, Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica.
gloria nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Gloria, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria a Dio, gloria, gloria nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Gloria, e tu solo il Santo, il Signore, tu solo l'Altissimo Cristo Gesù, con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. Gloria, gloria a Dio, gloria, gloria nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Gloria. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, donaci di orientare sempre a te la nostra volontà e la nostra vita e di servirti con cuore sincero. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà le loro iniquità. È parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Donaci, Signore, amore, in te speriamo. Retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto dell'amore del Signore è piena la terra. Donaci, Signore, il tuo amore. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo.
dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Parola di Dio. Vita e riscatto per molti. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria, gloria a te, Signore. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse: Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo, anche voi lo riceverete. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. All'udire questo, gli altri 10 si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù, chiamateli a sé, disse loro: Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non è così, ma chi vuole essere grande fra voi si farà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Innanzitutto fatemi dire che è molto bello stare qui tutti insieme con voi, c'è tanto calore umano e spirituale che ci fa sentire tanto vicini.
Il Vangelo di oggi è un Vangelo di grande consolazione, perché se Giacomo e Giovanni, che erano due discepoli, due apostoli del Signore, di Gesù, chiedono quello che chiedono, devi farci una cosa, e cioè stare alla destra e alla sinistra per avere potere insieme a Gesù e per essere migliori rispetto agli altri apostoli, beh, se lo chiedono loro che vivevano con Gesù, figuriamoci noi che siamo buoni cristiani, non viviamo fisicamente con Gesù e spesso cadiamo in queste contraddizioni di ruoli, di poteri, di gruppi, perché vogliamo, no, sempre un pochino primeggiare oppure affermare un po' la nostra personalità o le nostre idee, perché così ci sembra di essere più buoni agli occhi di Dio. Ma Gesù ci dice: non sapete quello che chiedete. Cioè ci dice: non siete sapienti, non fate le domande giuste, non fate le richieste giuste. Perché vedete, Gesù non condanna il desiderio di grandezza. Quello ce l'abbiamo nel cuore e quello va bene. Se no sarebbe in contraddizione con la parabola dei talenti, quando ci dice, e lo dice soprattutto ai giovani, non nascondete i vostri talenti, anzi, fateli fruttificare, che siano di esempio e di testimonianza per tutti. Però al tempo stesso afferma il nome nuovo e vincolante dell'amore e della costruzione della civiltà dell'amore, che è servizio. Il servizio, che è il fondamento, non è un optional. Il servizio cristiano è il fondamento del cristianesimo, è l'anima dell'essere cristiani. Noi diremmo del fare la differenza cristiana, che è un'espressione che uso spessissimo, perché nel momento in cui facciamo la differenza cristiana, allora forse ha senso un po' la nostra fede. Ma ce lo dice Gesù, lo sottolinea: tra voi però non è così. Tra voi i ruoli del mondo, i poteri del mondo, le logiche di supremazia del mondo non devono albergare. Se la vita cristiana è veramente originata dalla fede, questa vita cristiana che oggi ci fa stare qui conosce un mutamento, conosce una conversione, conosce una metanoia, cioè un cambiamento di logica. Ci chiede di vivere alla statura di Cristo. E questo che vuol dire? Che gli interessi personali vengono dopo, non vengono prima. Su questo dobbiamo molto tutti crescere. Io ho questo interesse, ma non lo dico, non è così importante. Forse il tutto è superiore alla parte, come ci ricorda Papa Francesco. Così anche i pensieri propri, quelli che un po' ci dominano, no? Io ho questo pensiero fisso, poi diventiamo ossessivi, compulsivi. Questo pensiero deve vincere, era meglio così, è meglio colà. Le appartenenze schiaccianti, no? Talvolta sento il mio gruppo, ma questo succede nella Chiesa, è il mio movimento, ma che non siamo Chiesa una, Santa Cattolica Apostolica? Eppure ognuno fa un po' a gara per vedere se effettivamente annuncia o meno il Vangelo meglio degli altri. Partiamo dalla situazione che viviamo nella società, perché questo non ci aiuta, però dobbiamo avere una lente di ingrandimento. È una civiltà del dominio, è una civiltà permeata dalla logica del sopravvento, dell'aggressività. Accostatevi un attimo qui a Via Frigeri con la macchina, fate scendere un anziano e sentite quanti clacson, cioè non si perdona nessuno, nessuno. È una civiltà permeata dalla concorrenza, sempre a stare a far confronti. Forse in questo la tecnica non ci ha aiutato. E la tecnica è in alcuni casi, ma non apro questa parentesi, la magia. Molte persone la ricercano per avere dominio sulle cose, per avere il controllo sulle forze dell'universo, ma non dobbiamo averlo, non sempre è necessario. Pensate anche alle biotecnologie, quanto ci stanno portando avanti, tantissimo. Ma il mio scrupolo da cristiano delle volte è: andiamo avanti con la scienza, e questo fa bene quando è promozione dell'uomo e quando aiuta la salute. Ma ci sarà un limite? Chi pone dei limiti
a ciò che eticamente non è più possibile. O meglio, la dico meglio, chi ha parametri ermeneutici, cioè parametri di interpretazione per dire oltre a questo non si può andare. Noi faremo degli incontri sull'eutanasia, sulla legge per l'eutanasia, con gli universitari e con i giovani. Gli adulti penso siano più preparati su questo. Ma con gli adulti faremo un incontro, e con tutta la parrocchia presto, sull'intelligenza artificiale. Perché dobbiamo vedere le derive verso le quali stiamo andando, se il processo non è di umanizzazione, ma il processo è di disumanizzazione. Perché tutto questo a che cosa porta? Avere un controllo sull'uomo e al sapore della manipolazione. Un controllo fino a che punto? Pensiamo anche, e cambio argomento, alle pressioni mediatiche, a quanto siamo soggetti a queste pressioni, che spesso creano veri e propri regimi o forme inedite di totalitarismo. Ma l'ho sentito, ma è così, ma è un'opinione dominante, per non parlare dei processi mediatici, per cui la gente, prima ancora che la magistratura si pronuncia, è già condannata, perché sta sullo schermo o sta sul giornale. Questo non dice verità evangelica, questo non dice la verità di cui ci parla Gesù. Questo Vangelo ci dice che la verità è una, che la verità è nel nostro cuore, ecco l'umanizzazione, che la verità nella sua inerme pretesa di essere ascoltata è destinata ad essere crocefissa nello scetticismo dei cuori e delle intelligenze dell'uomo prima che sul Golgota. Ecco la metanoia, ecco la conversione. Abbracciare una verità che ha il sapore della fede in Gesù Cristo, certamente reo di morte 2000 anni fa, ma reo di morte anche nella Siviglia del 500, grande inquisitore, ma reo di morte anche oggi, perché non riesce a entrare vivo nelle nostre vite. Una fede che va oltre la logica del benessere, sto bene io, non mi interessa, è questa che annunciamo, oltre la logica del benessere personale, oltre la logica del miracolistico, del potere, dei favoritismi, e ci dice: vuoi stare alla mia destra e alla mia sinistra? Ma la fede che ci dice vuoi stare alla mia destra e alla mia sinistra, che è Cristo, alla sua destra e alla sua sinistra c'aveva i ladroni, il buono e il cattivo, esattamente come i ladroni crocefissi. È quello l'acme della salvezza. E di questi due ladroni uno lo guarda negli occhi a Gesù, lo vede soffrire ingiustamente e gli dice: ricordati di me. E Gesù che cosa gli dice? Ecco perché l'acme della salvezza: nonostante i tuoi limiti, nonostante il tuo peccato, nonostante la tua fragilità, oggi tu sarai con me in paradiso. Vuoi essere chiesa? Devi riconoscere quello che sei, guardare Gesù e convertire la tua vita. Vuoi essere chiesa? Il santo vescovo di Molfetta, Tonino Bello, diceva: immagino una chiesa fatta di stola, che è l'abito sacerdotale, e di grembiule. Esattamente quello che si cinge ai fianchi Gesù quando lava i piedi ai suoi. La chiesa del grembiule, che certamente non totalizza indici altissimi di preferenze e di consensi, ma certamente che è una chiesa vera, autentica, credibile, ecco il senso del servizio. Occorre riprendere la strada del servizio, percorrere la strada del donarsi agli altri, della condivisione, con questa bellissima parola greca, siun katabasi, c'ha tutto, siun, insieme, sinodale, kata, per, attraverso, basi, il verbo ballo, lanciarsi, attraverso il fuori, attraverso l'esterno, un cuore che si lancia insieme. È la logica del coinvolgimento nella vita e nella povertà degli altri, evitando la tentazione della delega, evitando la tentazione di stipendiare i lavapiedi, perché Gesù non li ha pagati, non li ha stipendiati, si è inchinato lui, li ha lavati lui i piedi dei suoi discepoli e li ha asciugati. Tutto questo ci porta alle sorgenti della nostra regalità. La regalità del cristiano è e può essere solo il servizio. Sei re se ti fai servo, sei re se hai la custodia del creato, delle persone che ti sono intorno, di quelli che ti sono stati affidati. Così saremo
creduti perché servi della parola di Dio, perché servi al modo di Cristo, che è il Salvatore dell'umanità. E allora oggi abbiamo un'occasione speciale. Che cosa facciamo oggi? Oggi è la messa dei mandati. Che cosa vuol dire? Che la Chiesa invia ad evangelizzare i suoi bravi e le sue brave figlie, figlie della Chiesa, i figli della Chiesa, coloro che hanno voglia di raccontare la loro fede, il loro incontro con Gesù, il tutto vissuto nella comunità, nella nostra Chiesa parrocchiale. Guardate, questi doni costituiscono una vera e incredibile fraternità. Persone, le dobbiamo ringraziare, che si mettono a disposizione, mettono il loro tempo, le loro energie a disposizione dei bambini fino agli anziani. Gesù ci dice: sono venuto per servire. È la più sconvolgente definizione di Dio che possiamo portare nella storia. Sono venuto per servire, ma ci fa capire la verità dell'essere noi programmati per amare. Se non siamo stati programmati per amare, ma che viviamo a fare? Perché siamo al mondo se non riusciamo ad amare e a dare noi stessi? Ancora una volta, grazie a questi ragazzi che si impegneranno, a questi giovani, a questi adulti che si impegneranno, veniamo invitati a realizzare la nostra fede nella pienezza di un coinvolgimento di noi stessi, così da divenire seguaci di Gesù ed evangelizzatori convinti e appassionati. Quando ti sentirai e ti saprai veramente amato, sarai capace di amare, sarai grato per quello che ti ha dato, sarai felice per quello che potrai dare, allora sarai veramente libero di amare e di servire. Adesso invitiamo a venire qui davanti all'altare tutti coloro che saranno i formatori dei gruppi di annuncio del Vangelo e di formazione di questa parrocchia, in questo anno pastorale. E vi chiederei, quando chiamo il vostro nome, di rispondere, di alzarvi, rispondere eccomi e venire qui davanti formando un semicerchio. Marina, scusate, primo anno comunione. Marina. Lucia, Dandi, Laura, già siamo al secondo comunioni, Sara, Fra Victorien, Rosi, Eleonora, Martina, eccomi. Elisa, Sofia, eccomi. Maria Jasmine, eccomi. Primo anno comunioni, Anderson, Simonetta, Paola, fratello Gustavo, Vittoria, Paola,
Maria Luisa, Chiara, Caterina, primo anno cresime, Raffaella, Silvia, Celina, Sandro, Alessandro, Maria, secondo anno cresime, Elena, Elena, Chiara, Anna Maria, gruppo giovanissimi, terza media, primo superiore, fratel Giovanni, fratel Carlos, Alessandro, Mattia, gruppo giovani, secondo superiore, quinto superiore, Francesco, Marta, Elena, Giulia, Cheris, no scusate, Jesus. Gruppo universitari, Matteo. Eccomi. Francesca. Cheris. Giacomo. Gruppo adulti, Fabrizio, Laura, Gina, gruppo over, e poi mi chiedono cos'è questo over, over 75 insomma, siamo lì, i giovani della terza età, ok? Io non so più che inventarmi, evergreen, ok, forever, tutto quello che volete. E poi guardate che animatori che avete. Pietro. Giovane e bello, eccolo qua. Margherita. Anna, che non c'è, fuori. Enrichetta. Cristina. Teresa. Gruppo di preparazione al battesimo, è fondamentale. Le coppie nuove si incontrano con delle coppie della parrocchia che li preparano al battesimo dei loro figli. Paolo e Paola. Fabrizio e Laura, già nominati. Giuseppe e Rosa. Gruppo coppie, il neonato l'anno scorso, gruppo giovani e barra meno giovani coppie, cellule del Vangelo. Andrea e Giulia, le cosiddette coppie guida. Giampiero e Lucia. Andrea e Donatella. Sara e Francesco. Fratelli e sorelle carissimi, ci alziamo in piedi, preghiamo il Signore risorto di rinnovare il dono del suo Spirito su questi nostri fratelli e sorelle, ai quali oggi come comunità cristiana affidiamo ufficialmente il mandato di educatori alla fede. Sostenuti dalla sapienza del Vangelo e dalla preghiera di tutti noi, non si scoraggino nelle prove e nelle fatiche, ma possano essere sempre segno d'amore e strumento di salvezza in mezzo ai fratelli. Carissimi, prima di ricevere nella Chiesa l'ufficio di catechisti ed educatori, vi chiedo di manifestare davanti al popolo di Dio
la volontà di assumere gli impegni. Volete collaborare come catechisti al compito di predicare il Vangelo ad ogni creatura, compito che Gesù ha affidato alla sua Chiesa? Volete in piena docilità allo Spirito Santo accogliere in voi stessi la divina parola che annunzierete agli altri, meditandola con assiduo fervore, acquistandone ogni giorno una conoscenza sempre più viva e penetrante, e con la vostra vita rendere testimonianza a Cristo Gesù, nostro Salvatore? Volete prestarvi al servizio della fede, educando in essa i bambini, i ragazzi, i giovani, gli adulti, gli anziani, preparandoli a ricevere degnamente i sacramenti e testimoniando gioiosamente la speranza? Guarda, o Signore, con bontà questi tuoi figli che si offrono per il servizio della catechesi. Confermali nel loro proposito con la tua benedizione, perché nell'ascolto assiduo della tua parola, docili all'insegnamento della Chiesa, si impegnino a istruire i fratelli e tutti insieme ti servano con generosa dedizione, a lode e gloria del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie. Come tu mi vuoi, io sarò dove tu mi vuoi, io andrò. Se mi guida il tuo amore, paura non ho, per sempre io sarò. Fratelli e sorelle carissimi, Gesù non è venuto per essere servito ma per servire. Preghiamo allora per avere la forza di seguire il suo esempio. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Ti affidiamo, Signore, il Papa e i Vescovi, che in questi giorni sono impegnati nei lavori per il Sinodo. Guidali e sostienili, perché abbiano il coraggio di superare le difficoltà e i timori, ad aprirsi alle novità che il tuo spirito suggerisce. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per i catechisti e gli animatori della nostra comunità parrocchiale, perché sappiano testimoniare ai bambini, ai giovani e agli universitari, agli adulti e agli anziani, la gioia dell'incontro con il Signore attraverso l'annuncio della parola, la preghiera, la fraternità, per essere costruttori di una comunità che cresce nella fede. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti gli anziani della parrocchia e del nostro quartiere, fa, Signore, che si sentano non solo accolti e amati da tutta la comunità, ma che partecipino con entusiasmo e creatività alle attività pastorali di questo nuovo anno, così da aiutarli a sentirsi utili e ancora protagonisti della loro vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i giovani, perché trovino il coraggio di fidarsi di Dio seguendo il progetto che Lui è per ognuno di loro, sicuri che il senso della vita e del futuro si trova nel coltivare la fede nel cuore come base su cui poggiare le scelte fondamentali. Preghiamo. Ascoltaci, Signore.
Io vorrei pregare per tutti i catechisti passati, per tutti coloro che sono stati catechisti educatori in questa parrocchia, sia coloro che sono viventi e stanno sulla terra, sia coloro che sono nella gloria del cielo e quindi sono la presenza del Signore. In modo particolare la preghiera si alza e si innalza per Maria Laura, una catechista che l'anno scorso è stata chiamata in cielo, a cui abbiamo dedicato un banco di questa cappellina, proprio non solo in ricordo, ma perché questo è un luogo dove possiamo venire a pregare davanti a Maria che ci accoglie, e anche il luogo dove accoglie tutti coloro che forse prematuramente o comunque sono saliti in cielo e che tanto hanno dato per questa comunità parrocchiale. Per loro un eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda a loro la luce perpetua, riposi in pace. Amen. E invece un'Ave Maria per tutti coloro che hanno prestato il loro servizio in questa parrocchia negli anni e che hanno reso bella questa comunità educante di San Pio X. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore Gesù, tu che hai voluto essere il servo di tutti, ancora oggi ti doni nell'Eucaristia, rinnova i nostri cuori perché possiamo farci tutto a tutti e donare la nostra vita come hai fatto tu, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia, ma anche la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani
lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Per questi tuoi doni concedi a noi, o Signore, di servirti con cuore libero, perché purificati dalla tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria. Sono pieni della tua gloria, Osanna nell'alto dei cieli, Osanna nell'alto dei cieli, Santo. Osanna nell'alto dei cieli, Santo, Santo, Santo. Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua morte.
celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il nostro patrono San Pio X e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa e Vescovo Francesco, il Cardinal Vicario Angelo, i Vescovi suoi collaboratori in Roma, l'Ordine Episcopale, i Presbiteri, i Diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti. Ricordiamo oggi Anna, Rita ed Eugenio a 3 giorni dalla sua morte. E tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, che ci fa ancora sentire più fratelli, più sorelle in Cristo, ci rivolgiamo al Padre con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù il Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore, che abita profondamente nei nostri cuori e che vogliamo condividere tutti quanti fra di noi, sia nella comunione dello Spirito con tutti voi. E con il tuo Spirito. Ecco l'agnello di Dio,
Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Per la distribuzione dell'Eucaristia faremo così. Chi sta sulle navate rimanga fermo sulle navate, perché ci saranno due ministranti che portano l'Eucaristia. Gli altri si mettono al centro, rispettando un po' di distanza, e ci saranno tre punti di distribuzione. Quindi davanti, a metà chiesa e in fondo alla chiesa. Si consuma sulle mani l'Eucaristia e si consuma davanti al sacerdote. Thank you.
polvere, le nostre colpe hai portato su di te. Signore, ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore. Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi. Dio dell'impossibile, re di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Re dei re, i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano, re dei re. Luce degli uomini, regna col tuo amore tra Signore, vogliamo affidare a te il nostro ministero di catechisti ed animatori. Lo facciamo con le parole che oggi costruiscono la nostra comunità, edificata sulla pietra angolare che è Cristo. Parole che hanno preso forma nel cuore dei più giovani e che possiamo pronunciare per tutti. Parole che prendono vita dalla tua. Ti affidiamo il nostro essere uomini e donne di ascolto, dialogo e progetto, per servire gli altri con amore. Aiutaci a vivere un'autentica relazione con te, per imparare a crescere nell'accoglienza, nella comprensione, nell'unità, nella fede, nella carità e nella responsabilità. Donaci di avere coraggio per essere dinamici nello spirito, per aprirci, promuoverci e sostenerci. Guidaci in questo percorso comunitario. Svegliaci dal torpore, dalla presunzione e dall'orgoglio. Incoraggia il nostro desiderio di aiutare e di condividere, perché questa comunità sia davvero per ciascuno una seconda casa, per vivere la parrocchia nella bellezza e nella verità dello stare insieme. Invitaci a coinvolgere e a farci coinvolgere in questo progetto sinodale per spianare la strada allo Spirito. E sia proprio lo Spirito a capovolgere la nostra esistenza, come ha fatto nel Cenacolo con i tuoi apostoli, per vincere ogni paura e combattere con coraggio le sfide del nostro tempo, affinché la tua parola corra e la lieta novella non abbia mai fine. Amen. Preghiamo. La partecipazione ai doni del cielo, Signore, ci ottenga gli aiuti necessari alla vita presente, nella speranza dei beni eterni, per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie per questa bella preghiera composta dagli animatori della parrocchia. È una preghiera che potete prendere, che sta nel cesto qui. Ah, questa è del cardinale, giusto? Che potete prendere, che sta nel cesto. La celebrazione è stata lunga, quindi cominciamo. Ecco, nel cesto c'è quella del cardinale, quindi la potete prendere dopo la celebrazione. Grazie al gruppo liturgico per questa bella celebrazione, è stata una celebrazione doppia,
abbiamo aperto i lavori sinodali della nostra parrocchia e abbiamo dato il mandato ai catechisti. Già vi anticipo che c'è un programma serrato per il sinodo e anche che impegnerà la nostra parrocchia con qualche assemblea sinodale, con gruppi di lavoro e di approfondimento sulle grandi domande della fede e soprattutto in relazione con gli esterni, cioè con chi non entra in chiesa. Quindi dovremo coinvolgere i non credenti, questo è l'impegno che il Cardinale ci ha chiesto in questo anno e che vogliamo portare avanti perché lo sposiamo effettivamente come nostro. Grazie a chi ha animato questa liturgia e chi vive questa parrocchia come, l'hanno scritto i ragazzi delle cresime, dei giovanissimi e dei giovani, una seconda casa. Ecco, in alcuni casi è una prima perché i ragazzi non se ne vanno la sera mai, però vabbè. Siamo sempre tardi. Comunque, una seconda casa a noi va benissimo, l'importante è che sia la casa abitata dal Signore nel cuore di Dio. Un momentino di pazienza solo per gli avvisi della settimana e poi la benedizione finale. Domenica prossima abbiamo un grande appuntamento che è la festa della famiglia e lo vogliamo festeggiare insieme con la messa alle 10 fuori all'oratorio e poi un momento di gioco in cui i ragazzi delle cresime, i giovanissimi e i giovani, i nostri animatori e catechisti hanno organizzato dei giochi a tema. Quindi invitiamo tutte le famiglie che oggi sono presenti, e i genitori e chiunque volesse partecipare alla festa della famiglia che inizierà domenica prossima alle 10. Durante questa festa si terrà il primo dei tre incontri sulla sfida educativa. Sono tre incontri per cui mentre i bambini saranno impegnati nei giochi dopo la messa, i genitori sono invitati e le famiglie a partecipare a questo incontro sulla sfida educativa cui prenderà parte Don Andrea e la professoressa Traclò. Il tema è proprio un tema che ci tocca tutti ed è quello dell'educazione. Educazione come benedizione e alleanza educativa in una comunità educante. È il primo di tre incontri su questa sfida, i secondi saranno il 7 novembre e il 14 novembre, poi vi daremo tutti i dettagli. Comunque vi aspettiamo tutti numerosi domenica prossima. Proprio perché vogliamo in qualche modo seguire quest'anno tutte le età, ricominciano anche gli incontri con gli universitari. Saranno il mercoledì a distanza di 15 giorni alle 21. Quest'anno però iniziamo mercoledì 20 alle 20 con una pericena per accogliere nuovi volti, quindi potete coinvolgere i ragazzi che conoscete da 18 ai 30 anni e trovate il volantino sui tavolini nelle navate laterali. Buongiorno a tutti, vi ricordo che giovedì prossimo, il 21 ottobre, partirà il gruppo anziani che si terrà ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30. Ci saranno diverse attività, tra cui una volta al mese la catechesi di Don Andrea, un'altra volta verrà invitato un medico specialista e gli altri due giovedì ci saranno attività organizzate da noi animatori come tornei di carte, musica, film e tanti altri giochi. Se vi piace cucinare potete portare qualche dolce per fare merenda tutti insieme. Se avete bisogno di essere accompagnati all'andata e al ritorno ci saranno dei ragazzi disponibili. Vi invito a prendere la letterina all'uscita e troverete anche dei tavolini dove potete chiedere informazioni e lasciare il vostro nome per il primo incontro. Ciao a tutti, io vi ricordo invece che ricominciano gli incontri anche del gruppo giovani, quindi dei giovani dai 15 ai 18 anni. E saranno con cadenza settimanale, quindi ogni venerdì alle ore 19, tranne questo primo venerdì 22 in cui l'incontro comincerà alle 17.30. Ci sarà un bellissimo primo incontro dove introdurremo il percorso con il tema che ci seguirà tutto l'anno. Bene, non scappate, non vi spaventate, è l'inizio dell'anno, ci sono tanti frutti dello spirito e quindi ringraziamo Dio nella sinodalità, per cui è bene che gli avvisi li diano i responsabili dei gruppi. Chiediamo ora la benedizione del Signore solenne all'inizio di questo anno sinodale. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio vi benedica con ogni benedizione del cielo e vi renda puri e santi ai suoi occhi e fonda su di voi le ricchezze della sua gloria, vi istruisca con le parole di verità, vi illumini col Vangelo di salvezza, vi faccia lieti nella carità fraterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
servite il Signore e annunciate il suo Vangelo, andate in pace. Diamo grazie a Dio. Buona domenica e buona festa a tutti. Ciao.